Il gas è invisibile e pervade tutta la nostra quotidianità. Proprio perché è invisibile, ci dimentichiamo della sua pericolosità potenziale, dunque è importante essere certi che la sua fornitura avvenga in totale sicurezza. Un anello debole della sicurezza gas possono essere le colonne montanti private dei condomini, le tubazioni, che partendo dalla strada portano il gas a tutti i piani dell'edificio, alimentando i contatori installati all'interno dei singoli appartamenti. Data l'età di costruzione di molti edifici, le colonne montanti e i contatori gas ad esse collegati spesso non sono a norma. A Trieste sono circa l'80%. Ma cosa si intende esattamente per a norma e non a norma? In un impianto gas a norma, il punto di consegna, ovvero il confine tra la gestione Acegas APS AMGA e quella affidata ai clienti, è posto immediatamente dopo i contatori. Questi dovrebbero essere posizionati in un vano condominiale comune, ben areato e posto al piano terra dell'edificio. Da ogni contatore si dirama poi la tubazione che eroga il gas in ogni appartamento. In un impianto non a norma, il punto di consegna è esterno al condominio. Da lì, le colonne montanti salgono ad ogni appartamento dove è collocato il contatore. Questa collocazione non garantisce la totale sicurezza per almeno tre motivi. Il contatore può essere in locali non adeguatamente areati, dunque meno sicuri. Il rubinetto principale della colonna montante è quasi sempre all'interno dell'immobile e quindi non facilmente manovrabile in caso di emergenza. In caso di necessità di intervento, i tecnici devono accedere alle abitazioni per operare sui contatori posti al loro interno. La normativa richiede di adeguare i sistemi fuori norma. Quando Acegas APS AMGA interviene per interrompere la fornitura di gas, occorre procedere intervenendo anche su contatori e colonne montanti, con un aggravio di costi e disagi per i condomini. Pianificare per tempo il rifacimento dell'impianto gas permette di mettere in piena sicurezza il condominio, contenendo così costi e disagi. Acegas APS AMGA ha preparato un'offerta per la completa messa a norma degli impianti condominiali, in cui si fa carico di una parte importante dei costi di lavorazione. In particolare l'azienda, in collaborazione con gli amministratori di condominio, si occupa di installare i nuovi contatori collegandoli alla rete pubblica. Restano a carico del condominio e dei condomini la predisposizione del vano contatori, i collegamenti dal nuovo vano contatori agli impianti privati dei singoli appartamenti, le opere edili ed accessorie. Gli amministratori possono richiedere un sopralluogo e un preventivo non vincolante. I tecnici Acegas APS AMGA sono inoltre disponibili a illustrare l'intervento presso le assemblee condominiali. Contattaci per maggiori informazioni.